Ciao, benvenuto a questo nuovo incontro delle riflessioni. Oggi vorrei parlarti ancora di crescita personale e autostima e in particolare di come scegliere nella vita di seguire un percorso di crescita personale, di avere questo atteggiamento mentale della crescita personale, possa naturalmente aiutarci a far crescere sempre di più la nostra autostima. Ho parlato già molto di questi due argomenti, sia della crescita personale e sia dell'autostima e quindi non posso far altro che rimandarti a, uh, a questi approfondimenti, al corso online sulla crescita personale che ho già realizzato e anche quello sempre online eh, sull'autostima. Sono due corsi gratuiti nei quali ho approfondito tantissimi temi riguardanti questi argomenti così importanti. Ma oggi in particolare... Vorrei parlare con te di quanto la crescita personale di questo atteggiamento interiore, proprio eh, di focalizzazione interiore verso una costante crescita, sia la, la scelta più lungimirante che possiamo fare interiormente per andare a sviluppare la nostra autostima. Che cos'è la crescita personale? Il termine già parla da sé, la questione è quella di andare a crescere in, in, in quelle che sono le diverse direzioni della nostra vita. In realtà, vedi, noi tutti cambiamo, cambiamo giorno per giorno, cambiamo costantemente. La questione del principio della crescita personale che è importante interiorizzare nella propria vita è quello di riuscire a dirigere questo cambiamento verso canali che siano per noi sani, che siano per noi fiorieri di, eh, di abbondanza, di serenità, di felicità. Ecco, nel momento in cui noi riusciamo, grazie ad un percorso di crescita personale, che dura tutta la vita, non è un corso che possiamo fare online come il mio oppure come tanti altri che puoi trovare, eh, che ci permette di fare la crescita personale. La crescita personale è un atteggiamento della vita, un atteggiamento interiore. Ecco, che se io riesco ad introdurre nella mia quotidianità, se io riesco a portare avanti con costanza nella mia vita, mi può portare a star meglio sempre di più in tutti gli ambiti della mia esistenza. Vedi la questione è concettuale. Noi, alle volte diamo semplicemente per scontato che ciò che è ciò che stiamo vivendo sia ciò che dobbiamo accettare, ciò che dobbiamo vivere, ciò che è, semplicemente è così. Questa è la vita. Questo è quello che spesso veniamo educati o che semplicemente così ci troviamo a vivere perché lo vivono tutti gli altri allo stesso modo. In realtà noi esseri umani abbiamo questa facoltà incredibile. Eh, Potenzialmente veramente enorme, che è quella di riconoscere, di fare un'autoanalisi, un'autovalutazione il nostro livello di crescita, di evoluzione nei tanti diversi ambiti della nostra vita e possiamo introdurre nella nostra vita dei cambiamenti finalizzati a farci migliorare in quei diversi ambiti. La questione, come ti dicevo, è concettuale, psicologica. Il punto sta proprio nel riconoscere questo dato fondamentale. Oggi tutta la conoscenza in un ambito appunto proprio della psicologia come anche delle neuroscienze che hanno dato così grande impulso alla psicologia oggi, tutte queste scienze, questa conoscenza ci sta dando la consapevolezza che noi possiamo cambiare, che le azioni ripetute soprattutto giorno per giorno, quelle che anche hanno molta intensità soprattutto, sono quelle che maggiormente vanno a strutturare in noi dei processi che poi tendono a reiterarsi con costanza nella nostra vita interiore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi abito all'idea di potermi migliorare e mi abito a crescere facendo tante piccole grandi azioni nella mia vita che vanno in quella direzione, quello che accadrà è che io cambierò. Quello che accadrà è che la mia vita cambierà. Questo vedi su tutti i livelli. Il livello ehm, Livello professionale, per esempio, perché no, il livello lavorativo, il livello finanziario, il livello affettivo, il livello relazionale, il livello di contatto con me stesso, quello che possiamo chiamare il livello più spirituale, più interiore dell'anima. Ecco, noi su tutti questi livelli così importanti possiamo crescere. E se introduciamo nella nostra vita delle azioni mirate per ciascuno di questi ambiti, finalizzate proprio a farci crescere in quell'ambito, quello che accade è che cambiamo, che diventiamo persone più complete, più consapevoli, migliori in quegli ambiti, migliori rispetto a noi stessi, non rispetto agli altri. Questo è un altro punto di cui ho già parlato a lungo in altri contributi online. E. Eh... Ecco, la nostra autostima, perché crescita personale e autostima sono così collegate? Perché vedi, eh, scegliere consapevolmente di seguire un percorso di crescita personale ci porta, come ti dicevo, a migliorarci nei tu in tutti gli ambiti della nostra vita dandoci quindi, restituendoci quindi una sensazione di maggiore percezione di autoefficacia, una delle componenti fondamentali che, che Bandura per esempio ha identificato come parte fondamentale dell'autostima. Io so che le azioni che ho compiuto nella vita, che metto in atto nella vita, mi portano a cambiare, mi portano a migliorarmi, hanno effetto sulla mia vita. Allora la mia percezione di autoefficacia, questa componente dell'autostima così importante, cresce. Evolve, si sviluppa, si ramifica nella mia mente, nel mio sistema nervoso. Ecco che allora, nel momento in cui io vedo che nella mia vita riesco a far funzionare meglio il mio lavoro, riesco a essere un, migliore, un professionista migliore, riesco ad avere una maggior disponibilità economica perché riesco a far funzionare meglio l'aspetto finanziario della mia vita, riesco ad avere delle relazioni solide, belle, importanti, di valore, dove mi sento gratificato, dove mi sento più sereno. Dove evito di vivere certe dinamiche disfunzionali che non mi fanno altro che star male. E come ti dicevo anche a livello interiore, inizio a stare meglio con me stesso, a sentirmi più sereno, a dormire meglio la notte, ad avere una vita più regolare, a, a fare del buono sport che mi fa star bene. Magari riesco anche a meditare, ad accedere a quelle dimensioni più profonde dell'essere che sono così importanti per dare un senso alla nostra vita. Ecco che allora naturalmente la mia autostima crescerà, naturalmente mi sentirò più a mio agio. E sai qual è la questione più importante? e che questa mia autostima sarà solida eh, nel corso online sull'autostima l'ho spiegato bene questo aspetto vedi eh, alle volte siamo vittime di una falsa autostima ce la raccontiamo un po' eh, addirittura alcune persone danno questa visione questa immagine grandiosa di sé quando in realtà sotto sotto sono di una fragilità infinita Ecco, eh, quando noi invece facciamo con consapevolezza eh, una scelta di, di crescere giorno per giorno, di dedicarci davvero ad una crescita personale, ma quindi davvero concretamente, quindi facendo proprio dei progetti, dei piani e poi realizzandoli, facendo degli stati d'avanzamento, vedendo come va, aggiustando il tiro giorno per giorno, insomma, quando noi entriamo davvero nel percorso di crescita personale... Ecco che la nostra autostima si eh, solidifica, diventa più forte, più, più strutturata e ci sostiene, ci sostiene nella vita perché ci sentiamo più capaci, più in grado di fare le cose, di affrontare le sfide della vita. Ecco. Eh, tutto questo, tutto ciò che ti sto dicendo secondo me è estremamente importante. E eh, crescita personale e autostima quindi sono due elementi della nostra vita che noi dobbiamo davvero eh, far crescere, sulla quale davvero dobbiamo investire energia, attenzione. Perché se lo facciamo, se riusciamo a dedicarci con passione, con impegno alla nostra crescita, allora ecco che ci sentiremo sempre più forti, più solidi, più sicuri di noi stessi. Più, più sereni, in definitiva anche più felici, proprio perché, perché vedremo che la vita prende il corso che da sempre nel profondo sentivamo il bisogno che essa prendesse. Ecco, eh, mi auguro che, eh, che appunto che, che queste riflessioni possano esserti di aiuto se non l'hai ancora fatto, per introdurre almeno concettualmente questo, questo concetto, quest'idea appunto, quella di poter crescere, di poterti migliorare nei diversi ambiti della tua vita. Se non l'hai già fatto, ti suggerisco, come ti dicevo, di andare a, ad ascoltare il corso online di crescita personale che trovi sia in video che in podcast, lo trovi per esempio sul sito, ma anche nel canale YouTube, oppure su Spotify, su iTunes, insomma è un po' ovunque. E anche quello sull'autostima sono entrambi gratuiti però secondo me possono essere utili per introdurre, per iniziare, per, per attivare dei processi. Anzi, in realtà in essi ho eh, condiviso tutta una serie di conoscenze che normalmente eh, utilizzo nei corsi molto più strutturati, a pagamento, eh, che, eh, che, che, che normalmente organizzo eh, per piccoli o grandi gruppi. In essi ho condensato, in questi incontri che trovi online gratuitamente, ho condensato tutta una serie di conoscenze, di esperienze, che secondo me possono davvero aiutare a fare dei cambiamenti importanti. Per cui mi auguro davvero che tu ne possa approfittare, che li possa ascoltare, che li possa vedere e che poi ne possa utilizzare per davvero andare a crescere, a migliorare nella tua vita per qualsiasi eh, approfondimento. In ogni caso, ti invito a navigare nel sito, ad andare a vedere questi contenuti e a scrivermi perché, no, nei commenti se hai delle, eh, delle riflessioni al riguardo, se hai dei dubbi, se hai delle domande, sarò felice di risponderti. A presto.